Ciao mondo, pronti per un'altra avventura sulle coste brasiliane? Bene, oggi vi porto in uno dei suoi luoghi più belli, Jericoacoara. Jericoacoara inizialmente era un villaggio di pescatori. Poi è stato scoperto per i suoi sport acquatici, soprattutto quelli legati al vento, windsurf, surf e kitesurf. Io stesso adesso sto prendendo lezioni proprio per imparare ad andare in kite. Ovviamente questo ha trasformato questo piccolo villaggio in una famosa località di villeggiatura del Brasile. Da Jericoacoara per arrivare fino alla città di Natal, la sosta è d'obbligo ed è quella a Fortaleza. Fortaleza è la città di Torino di Spalle, che a parte qua, davanti all'oceano, sul suo litorale, è una città decisamente bruttina e anche alquanto pericolosa. Qui sto camminando in quella che può essere definita la zona più bella e nel contempo particolare di Fortaleza. Mi trovo sul Dragão do Mar, che è in pratica il centro culturale di questa città brasiliana. E questo luogo, oltre che essere molto bello, guardate, ha un significato molto particolare proprio alla luce di una città così dilaniata dalla violenza e criminalità, una città che è il fulcro del Brasile per quanto riguarda la droga e purtroppo anche la prostituzione, soprattutto minorile. Ecco, quindi un luogo del genere quanto risulta importante qui. Fortaleza ha circa 25 km di spiagge. Qui mi trovo su quella più VIP, diciamo. Lo vedete anche dagli edifici che ci sono alle mie spalle. Questa è la Playa de Aracema. Da Jericoacoara, passando per Fortaleza, sono arrivato fino alla città brasiliana di Natal.
Rispetto a Fortaleza è una città sicuramente meno turistica, meno pericolosa, ma anche molto più bella e dal valore storico molto importante. La storia di Natal è abbastanza particolare. Innanzitutto qua dove mi trovo adesso, questa è la fortezza dei Re Magi. È una fortezza che è stata costruita, guarda caso, il 6 di gennaio del 1598. In pratica qui a Natal si erano stabiliti tantissimi pirati. I bucanieri avevano iniziato a intavolare relazioni commerciali con gli indigeni. La cosa ha fatto gola ovviamente ai francesi prima e poi ai portoghesi che sono riusciti a espellere i pirati da questa zona. Hanno iniziato costruendo questa fortezza, come ho detto, il 6 di gennaio 1598 e un anno dopo, il 25 di dicembre, è stata fondata la vera e propria città che ora è là in fondo. Quindi 6 gennaio, fortezza dei Re Magi, 25 dicembre, la fondazione della città che non poteva che chiamarsi Natal. Questa invece è la sua spiaggia principale, ovvero la Praia de Punta Negra. Dietro di me il Morro Carioca, una lingua di sabbia, scende giù dalle colline Verdi fino ad arrivare nell'Oceano Atlantico. Le coste del Brasile tuttavia non si esauriscono ovviamente con Natale. L'appuntamento quindi è al prossimo video, non mancate. Ciao!